Per evitare quanto successo nel luglio del 2017, ovvero il prosciugamento del canale Albani con la conseguente moria di pesci e anatri lungo il corso d'acqua, quest'anno il comune di Fano ha deciso, insieme alla collaborazione di ASET, di attivare il pozzo in località Tre Ponti per poter continuare a dare ossigeno all'acqua del canale. Agosto è un mese in cui tradizionalmente ci dobbiamo confrontare con fenomeni di siccità e con un afflusso minore o addirittura nullo da parte del fiume Metauro all'interno del canale. Per questo motivo, per garantire il benessere della fauna ittica, degli anatidi, degli animali che in generale vivono all'interno del canale, ma anche per una questione igienico-sanitaria, per garantire cioè un afflusso minimo costante del canale, abbiamo chiesto, come già nel 2018, l'intervento di ASET per aprire il pozzo a Tre Ponti e fare in modo che ci sia un afflusso minimo costante all'interno del canale che consenta di mantenere un livello minimo ovviamente delle acque all'interno di tutto il tracciato che attraversa la città, in particolare i passeggi in Viale Kennedy, e al tempo stesso di garantire quelle azioni di pulizia e di ossigenazione delle acque che consentono di garantire in sicurezza il benessere della fauna. Alla presenza dell'Ufficio Ecologia Urbana del Comune e di ASET, il pozzo di Tre Ponti, posizionato lungo via Papiria, è partito in funzione già da questa mattina e verrà attivato a giorni alterni. In questo modo, nonostante il caldo di questi giorni, si riuscirà a garantire il ricambio e l'ossigeno dell'acqua ogni volta che ce ne sarà bisogno. Parliamo ovviamente di acqua grezza, non potabile, che andiamo a versare nel canale Albani per un paio di ore al giorno, quindi dalle 10 fino alle ore 12, a giorni alterni. Parliamo quindi di una quantità di acqua rilasciata di circa 200 metri cubi, che ovviamente le modalità poi potranno variare anche in funzione di quelle che sono le condizioni meteorologiche. Diciamo che è l'unica soluzione tecnica ed economica sostenibile in questa fase per poter cercare di garantire un deflusso minimo vitale per quanto riguarda appunto il canale Albani.